carissimi amici, dopo avere appreso qualcosa riguardo al diavolo in linea generale, adesso entriamo nello specifico del combattimento spirituale, perché tra l'altro siamo in Quaresima, quindi è una tematica che dobbiamo vivere, impegnarci a vivere sempre e in particolare in Quaresima. Allora, prima di tutto rifletterò pochissimi minuti, ma ci tengo sulla tattica del diavolo che usa sette modalità secondo gli specialisti. Intanto l'intossicazione, poi il camuffamento, poi l'anestesia, la propaganda, i suoi complici, una strategia multiforme e un'arma segreta. Allora, le vediamo tutte ora. Poi cercheremo di capire come noi cristiani possiamo rispondere a questo attacco diabolico attraverso un'impostazione militare, diciamo naturalmente dal punto di vista spirituale. Allora, l'intossicazione principale del diavolo è quella che vuole farci credere che lui non esiste e quindi fa di tutto per far sembrare la sua azione tutto tranne che un'azione che viene da lui. E sappiamo già che molti cristiani non credono più nella reale esistenza di Satana, purtroppo. Ma noi che ci sforziamo di essere veri credenti e continuiamo a prendere sul serio quello che ci dice San Pietro. No? Ricordate, siate sobri, vegliate, il vostro nemico, il diavolo, come un leone ruggente, va in giro cercando chi divorare, resistetegli saldi nella fede. E quindi noi sappiamo che dobbiamo sempre indossare l'armatura di Dio per resistere al diavolo, come ci dice San Paolo. E ricordate noi Efesini quando dice: la nostra battaglia non è contro la carne e il sangue, ma è contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti e aggiungiamo che influiscono sulla terra. Abbiamo detto precedentemente come Gesù ha lottato contro il diavolo ed è una cosa che anche noi dobbiamo fare senza soste, visto che Satana non cessa di aggredirci giorno e notte. E infatti non è un caso che Gesù ha detto per quanto riguarda l'azione ordinaria del demonio, vegliate e pregate per non entrare in tentazione, no? Come dice il Vangelo di Matteo. Quindi c'è un motivo se ci ha invitato a vegliare e a pregare, no? Dobbiamo quindi svegliarci spiritualmente per opporci alla tattica diabolica. E come vi dicevo, la prima tattica diabolica è che ci vuole fare credere che il diavolo che lui non esista, no? Quindi cerca di spostarci dall'idea della sua esistenza e questo purtroppo è un qualcosa di molto, ma molto diffuso, più di quanto pensiamo. Non so fare una percentuale precisa, ma io credo che più della metà o tre quarti dei cristiani ormai non crede più nell'esistenza del diavolo. Ricordate, è diventato famoso un concetto, una frase espressa da Baudelaire, che diceva: la più grande astuzia del diavolo è quella di fare credere che non esiste. E infatti, purtroppo, questa idea, soprattutto a partire dagli anni 40, 50 e poi anche 60, 70 del secolo scorso, si è progressivamente diffusa anche per via di una teologia pessima, eretica, direi, che ha falsificato il concetto del demonio. Un'altra cosa a proposito del diavolo, oltre alla teologia che falsifica la sua esistenza, la occulta, definisce il diavolo come simbolo delle passioni umane, eccetera, eccetera. Un'altra cosa importante è quella della psichiatria. A volte, questo riguarda soprattutto l'azione
soprannaturale del demonio, l'azione straordinaria del demonio, cioè quella della possessione, ossessione, eccetera. Molti, anche sacerdoti, piuttosto che invitare quelle persone che hanno queste problematiche ad andare dall'esorcista, le invitano ad andare da uno psichiatra. Allora, io non sono contro la medicina e non sono neanche contro la psichiatria, un po' sì contro la psicologia. La psichiatria un po' meno perché, essendo, diciamo, medici laureati in medicina e chirurgia prima di diventare psichiatri, allora, diciamo, hanno una loro base formativa notevole, però anche i psichiatri non è che li ammiri così tanto, diciamo, perché se qualcuno pensa di riuscire a dominare il cervello umano e la scienza tutta, è riuscita in qualche modo, secondo delle ricerche, a conoscere l'8% delle potenzialità del cervello umano. Insomma, siamo veramente arroganti a pensare di poter conoscere e dominare il cervello, no? Come fanno alcuni psichiatri e come fanno tutti gli psicologi senza avere una preparazione, diciamo, di base medica, avendo anche una formazione scadente su altre cose. Comunque, lasciando perdere queste digressioni che sono un po' personali, molti purtroppo negano la realtà del demonio e quindi esaltano la figura dello psicologo, dello psichiatra. Ecco, bisogna stare attenti anche a questo purtroppo, quindi occhio. Poi Satana insinua, per quanto riguarda il camuffamento che vi dicevo, la seconda sua azione, la seconda sua tattica, insinua nella nostra mente degli slogan di propaganda che in qualche modo ci fa arrivare per distrarci dalla nostra crescita spirituale. Per esempio, quando qualcuno ci dice o noi leggiamo qualche pseudoteologo, o quando veniamo condizionati da qualcuno, non esagerare con le penitenze, non pregare troppo, non ti preoccupare, tu lavori, non hai tempo per pregare, quindi anche se non preghi non succede nulla, tanto il lavoro che fai può diventare preghiera. E quindi non c'è bisogno di pregare poi materialmente, oppure qualcuno dice: vabbè, ma tu non sei un monaco, un frate, quindi non hai quell'animo contemplativo che ti spinge a pregare continuamente, oppure le opere di carità, no? No, non esagerare nei gesti di bontà, non devi essere troppo altruista perché poi il prossimo se ne approfitta, oppure ancora magari degli spiriti un po' irascibili o collerici, come potrei essere anch'io, qualcuno giustifica le arrabbiature, no? E ci dice: ah, sono legittime perché vuol dire che hai carattere. Oppure, questo mi è capitato pure a me, che cerco di confessarmi quanto più spesso possibile, anche più volte a settimana, e qualcuno che ti dice: vabbè, ma non succede nulla se non ti confessi frequentemente, ma poi corri il pericolo, se ti confessi spesso, di diventare troppo scrupolosa. Me l'ha detto pure qualche sacerdote, che poi giustificava alcuni tipi di peccato, peraltro ho saputo dopo, no? Quindi bisogna stare attenti anche in questo, no? È bene confessarsi spesso. Quindi, se Padre Pio, faccio un esempio, arrivava a confessarsi anche una volta al giorno, una volta ogni 2 giorni, lui, diciamo, figuratevi noi. Allora, poi un'altra cosa, qualcuno ci dice: vabbè, ma i cristiani, voi cristiani non siete migliori degli altri, quindi perché angustiate tanto con i vostri insegnamenti? Perché ci dovete spiegare il vostro decalogo, dovete spiegare la vostra morale, no? Anche lì questo è un attacco diabolico, uno slogan fatto che ci vuole attaccare. Poi a volte anche ci dicono: ah, ma se sei troppo umile, alla fine questo essere troppo umile non va bene, perché c'è il pericolo che, insomma, tutte quelle cose legittime che puoi sviluppare non le svilupperai, no? E questo è pericoloso, perché l'umiltà viene attaccata da questo tipo di azione diabolica. E poi anche un altro attacco è legato al discorso biblico, per esempio, no?
Cioè, il demonio dice: vabbè, ma tu la Bibbia da solo non la puoi, non sei in grado di leggerla, è riservata solo a quelli che hanno fatto studi di esegesi, di teologia biblica, no, cosa più falsa che, la cosa più falsa che si possa immaginare, perché basta pregare lo Spirito Santo, chiedere aiuto per la lettura della Bibbia e qualcosa che non capiamo, poi confrontarla con il magistero bimillenario della Chiesa su questo argomento. Quindi non è vero che la Bibbia non si può leggere. Poi se si legge in una comunità dove altre persone fanno un cammino di fede, allora è anche meglio. Poi un'altra cosa, c'è un attacco, e questo è l'attacco all'autorità, tra l'altro. Chi è troppo disposto all'obbedienza rischia di assumere un atteggiamento da pecora, dice qualcuno, a danno della propria personalità. Invece sappiamo che non è esattamente così. Gesù è stato obbediente, è obbediente fino alla croce, dice la Bibbia, no? E bisogna replicare a questo, ma vi dico fra poco come si fa, come si può fare. E poi a volte il diavolo ci attacca con apparentemente delle suggestioni per dei comportamenti virtuosi che in realtà invece sono dei trabocchetti, no? In questo caso Satana è rivestito. Si riveste delle sembianze di angelo di luce, no? Non so, quando ci fa pensare al futuro, a un futuro luminoso, mettendoci davanti le cose belle che ci possono capitare, e quindi magari ci spinge a pensare al futuro e non vivere il presente. Oppure ci fa ricordare le cose bellissime del passato per non farci vivere il presente. In realtà, come sappiamo, la nostra salvezza eterna si gioca sul futuro, sul presente, non sul futuro e neanche sul passato. Quindi dobbiamo stare attenti perché lui è molto furbo. Poi Satana ha il vantaggio di, diciamo, anche di cerca di attenuare il fervore dei nuovi convertiti al cristianesimo, no? Di solito quando uno si converte al cristianesimo o ritorna a vivere la fede in maniera seria, è carico spiritualmente e il diavolo fa di tutto per farci allontanare da un vissuto di fede integrale, no? Quindi, ah vabbè, ma tu sei troppo integralista, no? Poi arriva l'etichettatura, devi essere più moderato, devi essere più moderato nella preghiera, nel dialogare con gli altri sulla fede, devi guadagnare profondità interiore, lascia perdere di entrare in contatto con gli altri e dimostrare la tua fede, insegnando le cose che hai vissuto, insomma. Poi entriamo anche nel campo poi dell'anestesia, no? La terza azione maligna. Per esempio, Satana approfitta del potere che la nostra volontà ha di oscurare fino a un livello alto la nostra intelligenza, così da non riuscire più a vedere noi la realtà. In sostanza, accade spesso che attraverso questa anestesia, questo addormentamento della nostra coscienza che lui tenta, non vediamo più le miserie del mondo e quindi magari un collega di lavoro che ci chiede un qualcosa e noi possiamo dare una mano dal punto di vista spirituale, allora lo lasciamo stare, lo allontaniamo perché ci fa perdere tempo nel lavoro. In realtà in quel momento Dio ci sta mettendo davanti quella persona per aiutarla, no? E invece il diavolo dice: ma ti sta facendo perdere tempo, lascialo perdere. Oppure a volte l'anestesia del diavolo opera sul discorso dell'egoismo, no? Ci occulta così tanto l'egoismo che noi viviamo che ce lo fa sembrare una buona condotta. E poi c'è una cosa che a me veramente mi viene in mente spesso e mi fa rabbia, no? Quelle persone che dicono: io sono un poco di buono, ma almeno sono onesto per riconoscerlo. Che importanza ha se tu riconosci che sei un poco di buono? Non è che riconoscendolo cambia qualcosa. Quindi
dovresti impegnarti a vivere il cristianesimo, non a riconoscere che sei un poco di buono e quindi continuare a fare la vita che fai sempre. Questo è un moderno fariseismo, no? E poi, cosa grave, spero che non sia anche una cosa che insomma mi possa coinvolgere personalmente, ma spero di no. Il discorso di chi si considera che non bisogna pensare alla morte, no? Invece noi ci dobbiamo pensare alla morte, perché più pensiamo alla morte, più viviamo con Dio, di solito in campo spirituale è così. E poi un'ultima anestesia che il diavolo opera è quella di farci immergere nelle cose frivole, addormenta la nostra coscienza con, diciamo, lo spingerci a fare delle cose che non hanno una utilità immediata, come può essere dedicare ore a cose secondarie piuttosto che a Dio, no? Poi sappiamo, e questo non è inutile che ci perdo tempo, la quarta azione diabolica, la quarta tattica, la propaganda diabolica che diffonde notizie false in campo spirituale sotto tantissimi punti di vista, quindi le falsità che nel campo spirituale in particolare il diavolo diffonde sono che Dio non è provvidente, quindi in chi confidi se quando c'è una problematica lui non provvede a te, oppure non so, a che serve soffrire? Tanto non ti porta nessun guadagno la sofferenza, perché cerca di allontanarti dal significato vero della sofferenza redentiva. Con i nostri dolori, con le nostre sofferenze partecipiamo alla passione di Cristo, no? E mentre lui cerca di occultarci questa realtà e anche la presenza reale nell'Eucaristia cerca di occultarci. Quindi più riesce ad allontanare dalla mente delle persone questo desiderio della presenza reale nell'Eucaristia, più lui entra nelle famiglie, nella società. E poi un'altra cosa da non sottovalutare, quando non vale per noi naturalmente come gruppo, ma magari nell'ambito cristiano, quando si sottovaluta il purgatorio, in realtà è molto importante perché eliminando la discussione sul purgatorio, e lasciando solo paradiso e inferno, siccome la maggior parte della gente non si reputa meritevole dell'inferno, dice: vabbè, io ho sbagliato. Se non riconosce il purgatorio, dice: ma tanto Dio è misericordioso, quindi alla fine andrò in paradiso. Quindi così tutti si sentono già pronti per il paradiso, no? Quindi il primo passo è eliminare il purgatorio, il secondo passo, siccome non ci reputiamo meritevoli dell'inferno, perché sotto sotto ne abbiamo paura. Alla fine ci reputiamo tutti così, tutto sommato discretamente buoni da ottenere la misericordia di Dio per andare in paradiso. Questo è pericolosissimo, no? Quindi dobbiamo lottare perché lottare contro i propri difetti è proprio una cosa che bisogna fare. Non, come dice ora una moderna teologia, purtroppo molto, ma molto diffusa in campo cattolico, non è sufficiente avere fiducia in Dio e abbandonarsi nelle sue mani. Questa è un'eresia, si chiama quietismo. Occorre anche l'impegno della persona nei limiti delle sue possibilità. Quindi da una parte l'azione di grazia di Dio, ma dall'altra parte l'impegno della persona, altrimenti rischiamo grosso. Il Dio vuole il nostro impegno, non vale quello che dice Lutero, non a caso un eretico. Ecco, un'altra cosa importantissima, io direi, è quella, a proposito di propaganda, quando il diavolo fa di tutto per allontanarci dall'esame di coscienza, no? Invece dobbiamo essere molto predisposti all'esame di coscienza. E poi soprattutto dobbiamo quanto più possibile seguire gli insegnamenti del Magistero della Chiesa, della tradizione della Chiesa, perché
in 2000 anni è venuto fuori un patrimonio di conoscenza anche in campo morale e teologico che ci aiuta sicuramente per superare il peccato, per impegnarci, insomma, in un certo modo. Ecco, sarebbero tante le propagande che il diavolo mette in atto contro la fede. Da un falso ecumenismo a una falsa visione politica di alcuni principi che sono dannosissimi, dall'ambientalismo di matrice comunista che viene fatto passare come custodia del creato. In realtà, diceva bene Matteo in un suo articolo, i cristiani devono appropriarsi della custodia del creato e farne un principio politico di carattere cattolico e non certo gretino, diciamo. Insomma, occhio alla propaganda diabolica che è naturalmente fatta dal diavolo con l'aiuto di complici, no? Che il complice principale del demonio non sono persone fisiche, ma sono le nostre passioni. Lui ci stuzzica nei vizi capitali, no? E in particolare mi piace ricordarvi gli otto spiriti malvagi che ha elencato Evagrio Pontico nel 346 d.C. Ci sono degli spiriti che hanno a che fare con l'epitumia, cioè l'insieme dei desideri del nostro corpo, quindi che questi desideri rischiano di trasformarsi in desideri carnali, poi i tumos, cioè l'ardore che abbiamo nelle cose che facciamo, che ci portano a degenerare poi nell'aggressività, nella collera, nell'ira, nella irascibilità, e il nous, lo spirito sempre al rischio di non riconoscere il suo creatore e di cadere nell'orgoglio. Quindi occhio perché i desideri corporali, quindi golosità, fornicazione, avarizia, poi anche l'ardore nella lotta può diventare tristezza, collera, accidia, pigrizia e poi anche la dimensione dello spirito che oltre all'orgoglio ci porta alla vanagloria e a tutta una serie di cose che non sono da Dio. Poi un sesto punto, il diavolo purtroppo si adatta a ogni anima, quindi ha una strategia multiforme per attaccarci, cerca di trovare un punto debole nel nostro carattere, nel nostro comportamento davanti a Dio. Non è un caso poi che spesso ripetiamo gli stessi peccati, no? Perché lui sa che quello è il nostro punto debole e quindi se noi siamo tendenti alla irascibilità ci attacca sempre su quello. Se siamo tendenti alla maldicenza ci attacca sulla maldicenza. Se siamo tendenti al, non lo so, al non partecipare a messa. E allora ci attacca su quello, vabbè, ma tanto cosa ci vai a fare? Puoi pregare da casa. No, tutta una serie di attacchi mirati, perché purtroppo, come abbiamo detto nell'audio precedente, lui è molto furbo e quindi è molto interessato ad accanirsi contro di noi sui nostri punti deboli. E poi ha anche un'arma fortissima, segreta, il diavolo, per accanirsi contro di noi, che è purtroppo quella di instillarci lo scoraggiamento. Lo scoraggiamento perché le cose nella Chiesa non vanno bene, lo scoraggiamento perché i nostri familiari non ci capiscono, lo scoraggiamento perché io faccio degli sforzi per crescere come cristiano, ma poi cado negli stessi peccati. Insomma, tutta una serie di cose che, come potete immaginare, ognuno di noi vive. E comunque, adesso vediamo la parte positiva. Vediamo come possiamo armarci contro il diavolo usando una tecnica militare. Allora, intanto, come ogni buon militare, dobbiamo essere coscienti del pericolo e quindi dobbiamo credere nell'esistenza di Satana. Dobbiamo unirci a compagni di armi che
che ci possano aiutare, e i nostri compagni d'armi sono sicuramente il generale che è Gesù Cristo, tanti colonnelli che sono gli angeli, e mettiamoci anche un colonnello di livello più avanzato rispetto agli angeli, che è la Madonna. Poi mettiamoci anche tanti tenenti colonnello maggiori che sono i santi e i beati, e poi anche tanti capitani che possono essere dei bravi, anche se purtroppo è difficile trovarli, dei bravi vescovi e dei bravi sacerdoti. Poi qualche tenente buono, tipo amici e parenti o conoscenti che ci possono guidare alla fede, ci possono aiutare, sono dei buoni compagni d'armi. Ecco, questa è la seconda tecnica di risposta militare del cristiano, quindi una coscienza del pericolo e i compagni d'armi. Poi i missili, armiamoci di missili. Che cosa voglio dire? Vi ricordate nel deserto, quando Gesù Cristo fu tentato dal demonio 40 giorni, come ha risposto? Ha risposto citando per 3 volte passi delle scritture. Quindi non è fare i protestanti in questo senso, no? Ma è cerchiamo di imparare delle frasi bibliche che ci possono essere utili per dare dei buoni consigli a chi ci chiede consiglio, e soprattutto per difenderci dal demonio. Quindi imparare qualche frase dei Salmi, imparare qualche frase del Vangelo, qualche frase biblica particolare. Io mi ricordo una delle confessioni più belle della mia vita, l'ho fatta a Santa Toscana, qui a Verona, alla rettoria di Santa Toscana, con un sacerdote che adesso non c'è più a Verona, ma è a Roma. E durante la confessione, ad ogni peccato, mi suggeriva delle frasi bibliche e mi suggeriva come si era comportato qualche santo per combattere quel peccato. Devo dire che la ricordo ancora a distanza di anni, quella confessione. Quindi evidentemente la citazione di frasi bibliche ad hoc per ogni nostra carenza o per ogni nostro attacco subito dal demonio sono sicuramente utili. Poi, nella migliore tradizione della guerra e della tattica di guerra, dobbiamo anche essere degli esperti nel controspionaggio. Che cosa voglio dire esperti nel controspionaggio? Dobbiamo cercare di scoprire le strategie di Satana. Quindi mai diventare scrupolosi, e dobbiamo cercare di comprendere che se a volte ci manca il fervore nella fede, non per forza di cose è un peccato, perché ci sono dei momenti naturali in cui ci può essere qualche difficoltà. A volte un po' di aridità spirituale può essere il segno di un principio, un buon segno poi di una crescita nella vita spirituale. E non dobbiamo, ecco, come dice qualcuno, come diceva per esempio il curato d'Ars, non dobbiamo addormentarci sugli allori, purtroppo. Quindi, però, nello stesso tempo non dobbiamo neanche deprimerci. Quindi il controspionaggio in qualche modo è scoprire il diavolo come ci tenta e cercare di porre rimedio alle sue tentazioni. E poi un'altra cosa importante è l'allenamento militaresco. Allora, che cosa vuol dire? Cioè, se io sono un calciatore, se non mi alleno quelle 3 volte, 4 volte alla settimana dal punto di vista fisico e anche poi altre volte dal punto di vista tattico, faccio una figuraccia la domenica durante la gara, no? E così anche un militare che non si addestra, non si allena, non impara a sparare, non impara le tecniche di combattimento, non impara a montarsi una tenda, non impara a conoscere i territori e tutta una serie di cose, non è un buon militare. Ecco, noi come cristiani dobbiamo imparare a fare e dobbiamo fare delle cose anche se ci costano sacrificio. Stabilire dei tempi quotidiani per la preghiera, stabilire delle attività settimanali da fare senza perderle di vista, cercare di correggere ogni giorno qualche difetto. Lo so che non è facile, sto parlando io che insomma ne ho tanti di difetti, no? Quindi però dovremmo cercare di darci un ritmo militare
nella nostra vita spirituale, con un rispetto scrupoloso delle cose che vogliamo e pensiamo di fare, magari fare un briefing con noi stessi e dire voglio fare questo questa settimana, lunedì voglio cercare di fare questa attività, martedì mi riservo un'ora per l'adorazione eucaristica e la voglio fare, cioè tutta una serie di cose che poi devo mantenere perché così mi alleno, no? Poi dobbiamo cercare di passare al contrattacco. Questa non è proprio una passeggiata, però insomma dobbiamo attaccare il nemico sulle sue posizioni. Non è una passeggiata. Dobbiamo avere prima di tutto degli attacchi realistici. Cioè, tenere conto della nostra situazione, della nostra debolezza, perché poi rispetto ai demoni noi siamo esseri umani, quindi abbiamo una natura un po' più limitata, no? Però tenendo conto di questo, in qualche modo dobbiamo cominciare a prendere delle decisioni, delle risoluzioni contro il nemico attraverso dei piccoli o grandi sforzi continui e cercare di portarli avanti. Dobbiamo cercare di capire in noi stessi i difetti che richiedono di essere eliminati o quantomeno seriamente combattuti e piano piano cominciare la controffensiva. Se io ho il vizio dell'alcol e bevo, non lo so, due bicchieri di birra al giorno, capendo che è una tentazione quella dell'alcol, quella di bere, non so, io non me ne intendo di alcol, ma mettiamo tre bicchieri, sono troppi di birra, penso, non lo so, ma comincio a capire, cerco di passare al contrattacco, alla fase di contrattacco e quindi provo a vedere se 2 o 3 giorni riesco a stare senza una bevanda alcolica. Se non riesco a stare, bisogna allora preoccuparsi e cominciare lentamente a fare il passo a ritroso, quindi da una certa quantità di alcol, piano piano ridurre, 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 fino a quando riesco a dominare l'alcol. Stessa cosa ai videopoker, se capisco che 3 giorni consecutivi, 4 giorni consecutivi non riesco a staccarmi dalle macchinette di videopoker, allora, devo capire, devo riflettere, magari chiedere anche aiuto perché la dipendenza da gioco può diventare una cosa patologica. Qualsiasi cosa, ho fatto 2 esempi così che mi sono venuti in mente, ma ce ne sono tantissimi, no? Anche nell'ambito familiare, nell'ambito del rapporto con gli altri. Allora, naturalmente, la controffensiva richiede anche un equipaggiamento militare adeguato, quale potrebbe essere diciamo, l'equipaggiamento ideale? Allora, Matteo Castagna, in un suo articolo, ha detto ciò che ci può fortificare. Quindi, pensate a una giacca militare dove si tengono le armi, in una tasca il digiuno, un'arma. Non a caso, Gesù dice contro i demoni, in un'occasione di un esorcismo, necessitava preghiere e digiuno. Quindi digiuno, preghiera, mortificazioni, sono sicuramente 3 armi potentissime. E poi tutto quello che possiamo aggiungere. Abbiamo detto che anche i sacramentali nella lotta contro il male sono dei validi aiuti. Poi naturalmente non basta avere un equipaggiamento e la volontà, l'allenamento per fare una controffensiva, bisogna avere un morale adeguato e nel campo spirituale un morale adeguato, che la guerra la possiamo vincere, è sicuramente dato dallo Spirito Santo. Quindi dobbiamo chiedere allo Spirito Santo un animo da vincitori. E siccome il diavolo è più forte di noi, solo lui che è più forte del diavolo può aiutarci nella lotta e quindi darci una mano e darci entusiasmo nella lotta. Perché a volte noi, presi da come siamo dai tanti peccati, non abbiamo tutto questo entusiasmo, no? Quindi lo Spirito Santo ci aiuta come terza persona della Santissima Trinità,
contro lo scoraggiamento, contro tutto ciò che ci limita nella lotta, quindi il nostro morale militare spirituale. Poi, nella migliore tradizione militare, l'autoblindo per insomma, avanzare di posizione. Gli autoblindi possono essere tanti, sicuramente diciamo, il più corazzato di tutti, inespugnabile, la fortezza inespugnabile è Gesù Cristo, ma esistono anche altri autoblindi che noi possiamo portare in guerra e, come vi dicevo, possono essere gli insegnamenti dei santi per lottare contro alcuni peccati. Poi, in ogni buona guerra, prima di fare intervenire le truppe di terra, i santi che ci vengono in aiuto, c'è bisogno della contraerea e la contraerea si chiama Beata Vergine Maria. A proposito della Beata Vergine Maria, io vi vorrei ricordare una bella preghiera del III secolo che conoscete tutti, no? Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genetrix. Sotto la tua protezione noi ci rifugiamo, Santa Madre di Dio, eccetera. No? E quella, diciamo, la possiamo veramente definire la preghiera della contraerea. Quindi rifugiamoci in lei perché la devozione mariana e la preghiera a Maria è sicuramente un'arma. Ogni Ave Maria del Rosario è un missile contro il diavolo. E lo ha detto lui, peraltro, no? Durante degli esorcismi si è lamentato e si sentiva tormentato dall'Ave Maria che veniva recitata, dalle Ave Maria che venivano recitate dalle persone che partecipavano all'esorcismo, che stavano, diciamo, partecipando attraverso il rosario, aiutavano spiritualmente l'esorcista. Ecco, oltre alla copertura aerea, una guerra si vince se ci sono degli alleati che combattono con noi, e gli alleati sono tutti i nostri amici della terra e del cielo. Quindi, oltre a Madonna, ai santi che abbiamo già detto, non dimentichiamo di pregare le anime del purgatorio. E non dimentichiamo di chiedere l'aiuto, il consiglio di persone che reputiamo spiritualmente valide, come un buon sacerdote, un buon vescovo, un buon amico che fa anche lui un percorso di fede, insomma, gli alleati in cielo e in terra. Questi ci servono per la lotta spirituale, per la guerra spirituale contro il diavolo. E dobbiamo essere chiesa militante e dobbiamo avere lo sguardo teso alla chiesa purgante e dobbiamo aspirare a entrare nella Chiesa celeste, no? In questo momento mi sfugge il termine, Chiesa militante, purgante, la terza mi sfugge, ma nella Chiesa celeste ci saremo, speriamo anche noi, però già possiamo chiedere aiuto alla Chiesa trionfante, ecco, alla Chiesa trionfante. Possiamo chiedere aiuto perché verrà il nostro aiuto, saranno i nostri più fedeli alleati. E poi, se proprio siamo portati a questo, anche in guerra, come sapete, ci sono i canti di guerra. E beh, noi di canti di guerra ne abbiamo tantissimi, a cominciare dai salmi o ai cantici dell'Antico, del Nuovo Testamento. Quindi un consiglio finale e poi chiudo, un bel cantico che possiamo fare potrebbe essere, non so, quelli che possiamo trovare nella liturgia delle ore, per esempio, no? La liturgia delle ore io la consiglio sempre perché dopo la Santa Messa una forma di preghiera ufficiale della Chiesa. Vale più, per esempio, la liturgia delle ore che la nostra, dal punto di vista, diciamo, complessivo, che non la nostra singola preghiera, perché con la liturgia delle ore noi entriamo in contatto con la Chiesa del mondo intero e quindi deve essere celebrata anche con dignità, come dovrebbe essere celebrata anche la Santa Messa, così dovrebbe essere celebrata con dignità anche la liturgia delle ore.